A proposito di Ennio, sapete che c'è Wender che sta disperatamente cercando di capire dove abita Ennio, e tra l'altro ci sono un po' di ascoltatori che in privato mi hanno scritto: guarda che io so dove si trova. C'è uno che mi ha detto il nome del paese, adesso non lo dico in onda, lo do a Wender, così magari durante agosto, sai che lui passerà agosto a cercare lui, cioè questa è la missione di vita. Detector, lui parte da casa. Sì, siamo arrivati alla seconda parte di Dove abita Ennio, freccia gialla, perché gli abbiamo detto che dobbiamo far passare un treno attraverso i suoi campi, non l'ha presa benissimo. Ci colleghiamo, vai Spyro, andiamo. Dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Se forte vincerai, vincerai. Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti. Stiamo creando la nuova linea Milano-Roma del Freccia Gialla, che passerà esattamente in mezzo al suo campo. Quanto li dai? 300.000 euro. È un'altissima velocità, passerà a 450 km all'ora il treno. Ma che cosa che mi viene fatto? 350 milioni! Allora, ho capito. Allora, gli diamo 500.000 euro. Poi se ne va in pensione. Signor Ennio, con 500. Quanti anni ha, signor Ennio? Scusi, quanti anni ha lei? 70! 70 anni, ne ha ancora davanti. Allora, ma. Allora facciamo una cosa, signor Ennio, per capire bene che magari ci stiamo sbagliando. Allora lei quindi mi conferma che non è a Rio Saliceto? Ma che mi dà la salata a Rio Saliceto? Ma io abito in provincia di Reggio Emilia, te l'ho detto, bastardo. Esattamente dov'è che sta lei? Non te lo dico, se lei va su, allora, se va su, se lei va, signor Ennio, se va, allora mi faccio, allora signore, allora signore, mi faccio parlare, allora se lei va su, se lei, signor Ennio, allora se lei va su Spotify, lo ce l'ha Spotify, ma no, è un sito, non si può ascoltare la musica, signor Ennio, se lei va, allora mi faccio, allora signore, e lei va su Spotify, cerca Umberto Napolitano, può ascoltare la mia musica anche, capito? Che cosa c'è da fare nel pulitano? Ballava lei tipo 30 anni fa quella canzone che faceva. Come ti chiami? Antonella. Che bel nome, io. Paolo. Allora se va su YouTube può vedere il video. Che è bellissimo. Ma non me la frega niente. Io ce l'ha YouTube? A fare. C'è da bene, allora, signor Ennio. Allora, signor Ennio, come facciamo adesso? Ci mettiamo d'accordo in qualche modo? Lei dov'è che esattamente? Signor Ennio, mi deve dire dove sta lei, perché sennò non riusciamo a capire. Non te lo dico, perché non ti conosco. Allora, io qua ho esattamente davanti ai miei occhi la mappa dove lei dovrebbe stare, che si trova esattamente a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, e c'è un cartello stradale. C'è un cartello stradale con scritto frutta e verdura da Ennio. Allora io passo oggi. Signor Ennio, la frutta e la verdura non scappa se lei sta due minuti al telefono, non è che. Risentiamo. Passa lei sta due minuti al telefono, e non è che. Risentiamo, ma stavolta più piano. Passa lei sta due minuti al telefono, e non è che. Signor Ennio, secondo me lei è giapponese. Sì, ogni tanto sento che mentre parla dice wanda, capito? Vede, sembra anche quel personaggio della Disney, quello che mangiava gli alberi. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
Qualcuno dice che Ennio è spudoratamente Alisei, ma non è. Esiste. Ma sono io! Ragazzi, oh, ma che cazzo mi. Ma perché dovremmo inventare uno? Cioè, esiste come, veramente. Allora, come ho fatto io a farmi da solo Ennio quando ho fatto la prima volta la zecca con Ennio? Come facevo? Andavo, correvo di là, dicevo una roba al telefono, poi tornavo in studio. Ah, ma la gente non ce l'ha fatta. Le pungete nell'ipotale. Non vogliono credere. No, guarda, manda la pubblicità, sono incazzato. No, no, stai calmo, vieni qua, Ennio. No, manda la pubblicità. Ci arrivano segnalazioni. La zona di più anello o casina? Puglianello o casina. Qualcun altro dice che mi ha mandato in privato la posizione esatta del suo campo. Io lo voglio vedere a sto punto, scusa. Cioè, chiudiamo in bellezza la stagione, lo voglio vedere. Vabbè, facciamo quella prossima poi. Rompi la magia. Ma non è vero, scusa, il macellaio di Roma alla fine l'ha incontrato e abbiamo continuato a torturarlo. Però comunque lui era un Santina l'abbiamo vista e abbiamo continuato a percularla e non l'ha capito comunque. Santina ancora oggi è a un passo dalla pianta, cioè non è quasi geranio. In che senso? Nel senso che è l'anello di congiunzione fra l'uomo e le specie e le azalee. No, no. Quando voi non c'eravate, ma quando abbiamo fatto il famoso incontro tra lei e Alan, che era travestito.